Innanzitutto voglio ringraziare anch'io a nome mio personale e anche dell'associazione HSoft per averci ospitato e tutti i relatori che mi hanno preceduto. Più si va avanti nella discussione, più si trovano argomenti stimolanti e questioni che si possono approfondire. Sicuramente, richiamando il discorso introduttivo dell'ingegnere Cianciulli, nel tempo si è capito la funzione fondamentale degli incentivi nella materia antisismica e nella materia di efficientamento energetico. Poi arriveremo anche a spiegare meglio questa esigenza degli incentivi e anche questa teoria su come debbono essere gestiti gli incentivi. Nel 1300 Petrarca riteneva che ai terremoti non c'era rimedio alcuno. Veniva visto il terremoto come qualcosa di ineluttabile, di catastrofico, come qualcosa contro cui l'uomo non poteva fare nulla. Però già nel 1981 il premio Nobel per la letteratura Canetti spiega che gli uomini provano più sensi di colpa per i terremoti che per le guerre che essi stessi fomentano. Quindi vuol dire che si sta assumendo sempre più nel corso degli anni, e oggi siamo pienamente consapevoli di questi, che il rischio sismico non può essere trascurato e deve necessariamente essere prevenuto in maniera intelligente e anche attraverso l'utilizzo di strumenti normativi che purtroppo in Italia sono ancora in una fase embrionale, ma sembra si stiano sempre più affermando come una giusta direzione che sta prendendo il nostro legislatore, sia nazionale sia regionale, come vedremo. Cosa si sta facendo in Italia per prevenire il rischio sismico? Purtroppo si sta facendo ancora poco. Una delle più recenti esperienze, che io reputo disastrose in materia di prevenzione, è stata quella della legge 77 del 2009. Come molti di voi ricorderanno, questa legge, subito dopo il terremoto dell'Aquila, aveva previsto un fondo per la prevenzione del rischio sismico, autorizzando una spesa di circa 1 miliardo di euro ripartito tra le regioni. Però la cosa strana, perché l'Italia è un paese a volte strano, quando non ci sono i soldi ci lamentiamo, quando poi ci sono i soldi da spendere non li spendiamo. E questo è un caso emblematico dove sono stati pochissimi gli interventi finanziati, gli interventi già con disponibilità economiche deliberate, portati a compimento. Solo qualche dato così, la Calabria, per dirne una di regione, che ha avuto la fetta più grande di questa ripartizione perché è il territorio più esposto dal punto di vista sismico e in generale rischio idrogeologico, ha ricevuto 130 milioni di euro di questi 963 complessivi del fondo. 152 interventi, ne ha fatti 19 in tutto. Così pure il Molise non ne ha fatto nessuno, l'Abruzzo 3 su 24, l'Umbria 5 su 22, la Sicilia 3 su 8. La Toscana ha speso 8 milioni dei 30 disponibili, la Basilicata zero edifici nonostante i 33 milioni ricevuti, Campania e Puglia sono ferme alla programmazione. Di recente, nel 2016, la Campania con il decreto dirigenziale 1280-1279 ha messo a bando questi 20 milioni di euro, quindi è ripartita sprombattuto, però stiamo viaggiando con circa 8 anni, 7 anni di ritardo rispetto a quello che doveva essere un incentivo sicuramente utile per lo sviluppo. Quindi, la consapevolezza del rischio sismico che purtroppo avvolge l'Italia non è stata sufficiente a dare questa sprone, questa voglia di rinnovare il patrimonio immobiliare italiano. Sappiamo che l'Italia è un paese ad altissimo rischio sismico. Esistono ragioni geologiche a tutti noti, no? Il forte attrito tra la placca africana e quella eurasiatica, che accumulano con il loro attrito notevole energie che si scaricano attraverso i terremoti. E ci sono anche le ragioni politiche. Quando il Guardian, secondo una stima, dice che il 18% degli edifici italiani è costruito abusivamente, cioè senza autorizzazioni o senza rispetto di norme sulla sicurezza, capiamo bene di cosa stiamo parlando, capiamo anche l'invito
del rettore a fare in modo che ci sia da parte degli enti una assidua, una forte vigilanza per autorizzare interventi anche di efficientamento energetico su fabbricati che siano dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista autorizzatorio, quantomeno in regola con le normative vigenti. Se si considera il Sud Italia, secondo l'Istat, parliamo del rapporto BES sul benessere equo e sostenibile del 2015, la percentuale, sono restato inorridito quando l'ho letta, sale al 60%. Quindi capite bene di cosa stiamo parlando. Ovviamente il terremoto ha dei costi incalcolabili per la collettività, per gli stati, per le persone. Quello più tragico è il costo delle vite umane che si verifica, che sopportiamo purtroppo ogni volta in cui si verifica un terremoto. Però esistono anche tanti altri danni che sono molto difficili da stimare e sono molto complessi. Secondo la World Bank dovrebbero essere inserite queste voci di spesa nel budget di spesa pubblico, specialmente nei paesi più esposti come appunto l'Italia. Il numero delle vittime purtroppo è noto a tutti e notiamo che ha un andamento che è strettamente commisurato all'intensità sismica, quindi maggiore la scossa, maggiore il numero di vittime che si registra, anche a dimostrazione del fatto che purtroppo gli edifici non sempre riescono a resistere e non sempre riescono a salvaguardare le vite umane di chi purtroppo li occupa. La spesa che l'Italia ha sostenuto in questi anni è anch'essa molto allarmante, perché si pensi, si consideri che l'Italia sta stanziando dal 68 al 2012, non c'è ancora in questa tabella l'ultimo sisma del 2016, circa 3 miliardi di euro all'anno. Parliamo di un totale di 121 miliardi di euro, che è qualcosa di impressionante, anche perché in questa enorme confusione noi abbiamo assistito in alcuni terremoti a situazioni paradossali. Si pensi, non so, al terremoto che ci ha visti purtroppo vittime dell'Irpinia, dove sono state 33 leggi prodotte dal 1980 ad oggi, con una spesa di 23 miliardi nominali che indicizzati ad oggi corrispondono a 52 miliardi di euro, solo per parlare dell'Irpinia, ma esistono tante altre situazioni che ho riassunto in questa tabella, che tra l'altro è stata elaborata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri su dati dell'Ufficio Studi della Camera dei Deputati, dove sono cifre ufficiali che fanno capire che cosa in Italia si spende per questa situazione. Però non è l'unico dato di spesa. A questi 120 miliardi di euro vanno aggiunti i costi stimati per i danni. Sono circa 135 miliardi di euro per il patrimonio immobiliare che è stato perso, oltre alle somme stanziate, e vanno aggiunti i costi indiretti, cioè tutti i costi che sono legati all'interruzione delle attività economiche, ai guadagni che purtroppo vengono meno in queste zone, al rallentamento in termini di crescita di tutta l'economia delle zone colpite dal sisma. E in questa cifra non sono inclusi il valore delle opere d'arte e dei beni culturali che purtroppo in queste occasioni vanno distrutti, che è incalcolabile, così come non è inclusa la ripercussione che il sisma provoca a livello sociale, sia nell'immediato sia nel lungo periodo. E sappiamo bene i costi sociali di un terremoto quali sono, avendoli vissuti direttamente nel grave evento che ci ha coinvolto e che purtroppo forse oggi stiamo ancora pagando. Quindi, se la spesa di un terremoto in Italia è di 3 miliardi di euro all'anno, è stato calcolato che spendendone 2,5 all'anno per i prossimi 15 anni, e quindi non per i 44 anni in cui li abbiamo già spesi, si potrebbe ridurre il rischio sismico su scala nazionale al minimo e si potrebbe iniziare seriamente un discorso di prevenzione. La prevenzione è fondamentale in questo settore perché consente di evitare danni anche in termini di perdita di vite umane e si può mettere in moto l'economia. Si consideri che secondo alcuni studi effettuati in materia, avere una casa sicura costerebbe in media il 10% in più, però il risparmio si ottiene sicuramente anche sul lungo periodo. In Italia stiamo acquisendo questa consapevolezza, stiamo facendo in modo che finalmente la legislazione nazionale si orienti verso la prevenzione. Probabilmente si sta iniziando a capire questo. È necessario tuttavia che la cultura
della prevenzione si radichi anche in chi amministra. E l'esempio della normativa del 2009 che ho fatto prima è emblematico, cioè è impossibile, è impensabile che uno Stato dia degli strumenti normativi importanti e poi le amministrazioni periferiche, i comuni, gli enti in generale non abbiano gli strumenti, non abbiano le risorse anche umane, forse i funzionari, la formazione necessaria per affrontare queste situazioni e per dare quell'input ad uno sviluppo che è progettato ed è ben architettato. Queste normative dell'eco bonus e del sisma bonus sono due incentivi fiscali che con l'ultima legge di stabilità sono stati più che introdotti, diciamo, ampliati e modificati con un obiettivo preciso che è dichiarato nella relazione di accompagnamento alla normativa, alla legge di stabilità. L'obiettivo è quintuplicare la spesa attuale, cioè fare in modo che i 300 milioni di euro che oggi vengono spesi tra famiglie e condomini per gli investimenti in prevenzione sismica diventino almeno 1,5 miliardi all'anno, 1,6 miliardi di euro all'anno. Abbiamo visto che non è ancora sufficiente, però sicuramente è un passo importante verso il miglioramento e verso l'attuazione di queste politiche incentivanti. Qual è l'incentivo principale su cui il legislatore ha scommesso? È la trasformazione della detrazione d'imposta che è sempre esistito sia in materia di ecobonus sia in materia di efficientamento di edifici in credito d'imposta cedibile in alcuni casi. La cessione, come è stato perfettamente spiegato dal dottor Saporito, è limitata però ai soli condomini, ai soli interventi di ristrutturazione su parti comuni di edifici, e questo poi vedremo è uno dei limiti principali della normativa. Tuttavia con questo escamotage della cessione del credito, della possibilità di cedere il credito, si è tentato di dare ulteriore linfa vitale a questi interventi, a queste esigenze, quindi si è anche un incontro alle esigenze dei cittadini, come vedremo, che spesso non potevano usufruire della detrazione perché non abbastanza capienti, e poi vedremo anche meglio in particolare cosa significa. L'eco bonus previsto dalla normativa nella legge di stabilità 2016 è stato leggermente modificato perché il provvedimento è divenuto stabile, perché di solito questo provvedimento veniva prorogato di anno in anno e non si capiva bene se si prorogava o meno fino all'ultimo, quindi il fatto che sia diventato un provvedimento stabile dal 2017 al 2021 sicuramente avrà i suoi benefici. È stata incrementata anche in parte la detrazione per determinate tipologie di interventi particolarmente qualificati, è stata anche prevista una procedura semplice e, come dicevo, è stata prevista la facoltà di cedere queste detrazioni fiscali. Ora, la cessione della detrazione fiscale è uno degli elementi fondamentali dell'incentivo, perché proprio sulla possibilità di cedere la detrazione che, a mio avviso, si gioca l'efficacia del provvedimento. Cosa avveniva prima? Fino al 2016 la possibilità di cedere il credito era riservato solamente ai contribuenti che rientravano nella no tax area, cioè agli incapienti. Solo chi era al di sotto degli 8.000 euro di reddito poteva procedere alla cessione del credito. Oggi invece tutti i contribuenti, senza eccezione in relazione al reddito dichiarato, possono accedere alla cessione del credito. Ovviamente, ripeto, parliamo sempre di attività svolte su condomini, perché gli interventi che vengono interessati dalla possibilità di cessione sono quelli che riguardano il 25% dell'involucro, almeno il 25% dell'involucro condominiale, e ottengono un incentivo dal 70 al 75%. Quindi in questo caso il contribuente può cedere il credito a terzi. La novità rilevante che è stata introdotta con la legge di conversione, la cosiddetta manovrina del 21 giugno 2016, che è stata pubblicata in Gazzetta il 23 giugno, quindi parliamo di normative molto recenti, ancora non approfondite, ma che già possono essere sommariamente commentate, ha previsto che i soggetti incapienti, cioè i soggetti che sono al di sotto di 8.000 euro, possono cedere questo credito anche in favore degli intermediari finanziari e delle banche, cosa che invece non è prevista nel caso in cui il soggetto abbia un reddito supero agli 8.000 euro e addirittura è completamente escluso, come vedremo tra un attimo,
dalla sisma bonus. Quindi in materia di incentivi dell'eco bonus, se un soggetto effettua lavori su edifici condominiali ed ha meno di 8.000 euro, può cedere il credito anche alle banche. Poi vedremo l'importanza di questa previsione. Nel sistema invece del sisma bonus è un divieto generale secondo cui non è possibile cedere i crediti alle banche. E qua veniamo alle note dolenti, perché nel momento in cui si impedisce al cittadino che voglia effettuare questo intervento, che già in realtà è molto limitato perché si riferisce solamente ai condomini, e quindi se un privato volesse ristrutturare la propria casa non può cedere il credito non può cedere assolutamente il credito, quindi è solo per i condomini, ma c'è anche la possibilità di non poter cedere il credito alle banche, si pone un serio problema che riguarda per un verso la capienza fiscale e per altro verso le esigenze di finanziare la realizzazione degli interventi. E qua veniamo alla domanda introduttiva del dottor ingegnere Cianciulli: come si fa quando un cittadino non ha soldi? Come va a trovare le risorse per poter fare l'intervento? Io penso che oggi non ci siano possibilità di accedere all'intervento se il proprietario non abbia soldi, o sono molto molto remote. Perché? Perché nel momento in cui noi facciamo un esempio, cioè un soggetto accede ad una, non voglio neanche arrivare all'ipotesi massima del 70%, parliamo del 50% di deduzione su una spesa di 98.000 euro, potrebbe dedurre dalle imposte, 9.600 euro all'anno in 5 rate di pari importi per 5 anni. E qua il discorso che faceva il dottor Saporito torna, perché se fossero 10 anni ci sarebbe maggiore capienza, ma accorciando il tempo di questo beneficio è ovvio che la rata è più alta e quindi si può scontare solamente in un tempo minore, quindi bisogna necessariamente presupporre che il soggetto abbia redditi più alti. Quindi un soggetto che investe 96.000 euro in una ristrutturazione e vuole detrarre il 50%, deve detrarre, è la somma più bassa che si può detrarre, 9.600 euro all'anno. Ma in realtà in Italia chi li può detrarre? Dai dati dell'Agenzia delle Entrate del 2015 sulla dichiarazione dei redditi emerge che il 46% dei contribuenti italiani ha un reddito di 15.000 euro all'anno, cioè arriva al 15.000 euro di reddito massimo. Il 49% dei contribuenti dichiara fra i 15 e i 50. Quindi sostanzialmente abbiamo una platea dove in termini generali c'è un reddito medio di 20.000 euro. Quindi uno che ha un reddito di 20.000 euro non potrà mai recuperare a tassazione 9.600 euro. Quindi ecco il problema principale: non essendo previsto per un soggetto che non faccia parte di un condominio la possibilità di cedere il credito, il soggetto rimarrà con un credito d'imposta che non potrà né cedere né utilizzare in compensazione. Quindi questo è uno dei principali punti deboli della normativa. E nel momento in cui il soggetto deve fare i lavori di ristrutturazione, innanzitutto dovrà avere anche i soldi per farlo, perché non potendo cedere il credito non c'è neppure chi gli finanzia questa possibilità, come spesso avviene in materia energetica. Spesso sono le stesse società che agiscono in materia energetica a dare questa chance di acquisire il credito eventualmente e di fare questa attività di ristrutturazione. In materia di sisma bonus questo non è possibile. Se poi il contribuente fa i lavori con un reddito di 7-8.000 euro all'anno, il dottor Saporito sarà già pronto per andarlo a trovare e chiedergli: scusa, ma tu come fai a fare questa ristrutturazione se dichiari 9.000 euro all'anno? Quindi è una situazione abbastanza complessa, ma non è l'unica criticità. Quando si parla poi dell'esigenza di finanziare la realizzazione degli investimenti, qua capiamo il grande vulnus. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo come soggetti ai quali cedere solamente le imprese, io ho delle serie perplessità sul fatto che le imprese italiane siano strutturalmente pronte a farsi carico anche di questa situazione. Cioè, nel momento in cui si cede il credito all'impresa, l'impresa poi dovrebbe in qualche modo pagare questa cessione del credito. E poi vedremo anche le problematiche che sorgono. Ma nel momento in cui l'impresa deve pagare questa cessione del credito, non avrà neanche la liquidità sufficiente per farlo. Quindi, sostanzialmente, si deve necessariamente reperire una categoria di soggetti capienti quali cessionari. Le imprese italiane sono già tartassate dal punto di vista della liquidità. Le imprese italiane oggi non hanno liquidità. Perché?
perché specialmente in materia edilizia la maggior parte delle imprese sconta il regime di inversione contabile dell'IVA, il reverse charge. Poi dal luglio di quest'anno oramai è diventata anche per i professionisti obbligatorio lo split payment, cioè praticamente le fatture a carico della pubblica amministrazione, l'IVA non viene pagata alle imprese. Se aggiungiamo a questo anche la ritenuta fiscale dell'8% che esiste sui corrispettivi di interventi passibili di utilizzazione di detrazione fiscale, ci rendiamo conto che siamo veramente ai limiti di sopportazione, cioè un'impresa non ha la liquidità necessaria per potersi comprare i crediti. Questa è la verità e quindi dal punto di vista oggettivo non aver coinvolto le banche in questa normativa è un grave errore che rischia di non dare eccessiva, non dare sufficiente potenzialità all'intervento che dal punto di vista incentivante è sicuramente un intervento positivo. Ma la cessione del credito può avvenire solamente in blocco, cioè vuol dire che, e questo è un altro ulteriore elemento di particolarità da approfondire, nel momento in cui l'azienda, il privato, cede il credito, lo cede in relazione a tutti 5 gli anni in cui può usufruirne. Questo implica che se il soggetto, per esempio, potrebbe in un anno essere capiente e in un altro no, non può utilizzare il credito in un anno in cui è capiente, ma deve cederlo tutto. Sarebbe stato meglio prevedere una cessione del credito frazionata. E poi rimane il problema che ho detto prima sulla cessione solo per quanto riguarda le parti comuni degli edifici. Ma la ragione per cui sono state escluse le banche alla fine qual è? Io me la sono chiesta e ho cercato anche di cercare in giro, di trovare in giro dei pareri su quale fosse questa motivazione. Secondo alcuni il problema era il rischio che si potesse incrementare il deficit pubblico generato dalle operazioni di cartolizzazione di questi crediti. Però sembrerebbe che neanche è vero questo, perché la relazione tecnica della legge di bilancio, che è fatta molto bene, ha già previsto la previsione degli effetti dei provvedimenti sull'intero periodo di 15 anni, cioè sarebbe tutta la durata dell'investimento fino al 2021, quindi non c'è pericolo da questo punto di vista. Allora, secondo alcuni, la vera preoccupazione è quella che il legislatore ha avuto timore che questo meccanismo possa funzionare talmente bene da sfuggire di mano. Allora, il rischio è che ci sia talmente tanto interesse su questo sisma bonus, e qua veniamo poi al discorso di rilancio dell'economia, che si rischia veramente di non arrivare ad una non si riesce più a gestire e si rischia poi di andare oltre quelli che possono essere il budget previsto. Però si tenga presente che dal punto di vista del ritorno economico è un falso problema, perché si pensi che solamente il periodo precedente, il recupero edilizio per la riqualificazione energetica nel periodo 98-2016, secondo il Servizio Studi della Camera, ha dato un indice positivo di oltre 20 miliardi di euro, quindi non c'è questo rischio. Mentre invece con questa normativa, e mi avvio alla conclusione, ci sono seri rischi di fenomeni speculativi. Nel momento in cui io cedo un credito a un soggetto non istituzionale, sicuramente avrò condizioni economiche molto più gravose e meno trasparenti. Cioè, nel momento in cui succede un credito ad un imprenditore, io non so come questo imprenditore mi pagherà, come sconterò questo credito, e potrebbero esserci anche delle situazioni particolari che è facile intuire, su cui il dottor Saporito sarà sempre vigile e pronto ad intervenire. Poi l'altro problema è quello del trattamento fiscale dei proventi realizzati dai cessionari, cioè nel momento in cui noi abbiamo previsto, o meglio non abbiamo previsto, una normativa ad hoc, io mi chiedo come saranno trattati i proventi da cessione del credito, sia per chi la fa la cessione, nel caso in cui realizzi una minusvalenza o una plusvalenza, sia per chi la riceve. Quindi il cessionario dovrà anche poi in qualche modo dichiarare questo reddito se paga il credito meno di quello che vale, che si fa scontare con lo Stato. Quindi c'è tutta una parte ambigua, complicata del discorso, che complica ulteriormente questa situazione. E infine non è stata regolamentata la conseguenza nel caso di eventuali errori nella richiesta del credito. Cioè andrebbe precisato in maniera chiara, anche se sembra che sia così, ma non è scritto da nessuna parte, che eventuali errori restino a carico del contribuente cedente, in modo che si incentiva di più il cessionario ad acquisire un credito senza che corra il rischio di dover poi eventualmente restituire le somme allo Stato. Allora le prospettive quali sono? Lo ha detto inizialmente l'ingegnere Cianciulli, richiamando la relazione del CRESME e della Fondazione Simbola. Cioè abbiamo avuto con l'ecobonus
abbiamo generato un giro di investimenti di oltre 28 miliardi di euro, con un incremento del 12,3% sul 2015, e abbiamo attivato 419.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Io mi chiedo per quale motivo il legislatore non ha colto questa occasione per dare maggiore incentivo alla spesa e per quale motivo non si decida finalmente in Italia a ridurre la tassazione ricorrente sugli immobili, che tra l'altro è slegata da ogni rapporto con la redditività del bene. E solo così, incentivando sempre di più gli investimenti, con un nuovo approccio mentale che deve accantonare le paure e le timidezze riscontrate in questi strumenti normativi che stiamo commentando, si potrà arrivare finalmente a dare più carota e meno bastone e fare in modo che ci sia veramente interesse verso gli incentivi. Questo a dimostrazione della teoria economica di Landsburg, il quale diceva: gli individui rispondono a incentivi, sono gli incentivi che muovono l'economia. Anche nel diritto la premialità paga più delle sanzioni, quindi nel momento in cui noi capiamo che l'incentivo, lo strumento, dobbiamo scommettere sull'incentivo senza timori.